Ciao amici, quanti siete che mangiate fuori casa per lavoro o per studio? Lo sapevo, siete in tanti, anche a me capita spesso. Anzi, già ai tempi dell'università a Venezia ho dovuto inventare la mia insalatona risolutiva, una soluzione al pasto fuori casa, come racconto in questo video. Visto che questo video vi è piaciuto tanto, ho deciso di raccontarvi un'altra delle mie soluzioni di sopravvivenza alimentare. Una soluzione salva vita e salva pranzo. Sono i miei tre panini della salute. Ma Simona, panino e salute non mi sembra vadano insieme. Invece sì, cosa dici? Il panino non è solo un alimento veloce e goloso, ma può essere anche sano, leggero ed equilibrato. Siete stanchi di non sapere cosa mangiare in pausa pranzo? Eh sì, Simona, se mangio troppo, poi non digerisco e mi abbiocco. Se mangio poco, muoio di fame e dopo mi abbuffo. Non so. Già, conosco molte persone che alla fine saltano il pranzo oppure risolvono con cappuccino e brioche. Una mia cliente faceva così, poi per fortuna le ho dato le mie ricette e ora sta molto meglio, anzi è felicissima. In questo video voglio condividere anche con voi i miei tre panini della salute. Ognuno è goloso e nutriente, è un panino che è un pranzetto e non uno spuntino. Ma mi stai dicendo che devo andare al fast food? No, anzi, sapete cosa ho scoperto? Il panino nel panorama alimentare italiano non è roba da fast food, ma fa parte della cucina mediterranea. Abbiamo 20 regioni, 93 province, 7.982 comuni tra città e paesi, ciascuno con almeno qualche decina di ricette diverse dal paese a fianco. E uno degli elementi di distinzione è proprio il pane, per il tipo di farina, la forma, la lievitazione, gli ingredienti. Del resto, la pasta che cos'è? È un panino tagliato a pezzettini, lunghi, corti, cotti nell'acqua invece che nel forno e insaporiti con il sugo anziché con la farcitura. E i ravioli o i tortelli non sono dei piccoli panini cotti con il loro ripieno? E la pizza non è un panino spalmato e ricoperto da un buon ripieno? E le piadine romagnole sono dei panini arrotolati? E qui mi fermo. Ma quello che voglio dire è che la maggior parte di noi ogni giorno, in un modo o in un altro, mangia qualche forma di panino. Ci avevate mai pensato? Ma per rendere il panino un cibo sano bisogna ragionare nel modo giusto. E in base alla mia esperienza, la cosa importante è portare la consapevolezza sui nutrienti, non pensare solo al gusto. In questo modo il panino può diventare un mini pasto completo, intelligente e sfizioso. Il primo panino della salute di oggi è dedicato a chi è a dieta, fa fatica a digerire il pranzo o vuole stare leggero senza abbioccarsi dopo mangiato. È semplice, bisogna usare due elementi: carboidrati e verdure. Pane e verdura, ma non sa di niente. Aspetta, c'è il trucco. Bisogna scegliere un buon pane. Pane integrale, pane al sesamo, con i semi, anche pane bianco, ma con una buona farina biologica magari. Poi farcirlo con verdure di tutti i tipi, come zucchine, melanzane, pomodori, rucola, insalata, verza, barbabietola rossa, cipolla. Le verdure devono essere ben condite con senape, vinaigrette, origano, aromi, spezie piccanti come il curry o il masala, oppure crema di olive o salsa al radicchio. E per renderlo completo aggiungete olive verdi e olive nere che danno sapore e materia grassa che ci vuole perché attiva il metabolismo.
Poi, per tutti e tre i tipi di panini, trovate una gustosa ricetta nel PDF che potete scaricare nell'info box qui sotto. A me non basta mangiare pane e verdure. E poi non devo mica dimagrire, sono già uno stecchino. Allora ecco il mio secondo panino, dedicato a chi ha un buon appetito, agli sportivi, a chi vuole energia a pranzo e non ha problemi di peso. In questo caso si possono unire le proteine ai carboidrati e alle verdure. Ah, pane e salame? Sai che secondo l'alimentazione naturopatica, come spiego nel mio libro dedicato, alcune proteine sono poco sane per l'intestino e per la pelle, come carne e affettati di maiale o i formaggi, tra cui proprio la mozzarella, che non è per niente leggera, è solo bianca. Usate invece verdure in abbondanza, una proteina magra oppure vegana in base alle vostre scelte di gusto o di etica nutrizionale. Bye bye panino col prosciutto e la scamorza! Chi è onnivoro può mettere nel panino, per esempio, salmone, pesce spada, tonno, gamberetti, oppure pollo, tacchino, uova, frittatine o affettati ma di carni magre o bresaola, tutto sempre meglio genuino e bio. E quando voglio fare la vegana? Bene, ecco il terzo panino dedicato a chi è vegano o sta seguendo un regime detox. Se non trovate un posto vegan friendly dove fanno un panino o un burger vegano, fatelo a casa e portatelo con voi al lavoro o in viaggio. Usate pane preferibilmente integrale o ai semi di sesamo o girasole, zucca, semi di lino. Poi verdure a volontà, condite con maionese vegana, salsa di tofu, crema di olive, senape. Come proteine potete usare seitan, magari tagliato a fettine sottili, tofu affumicato, insaporito, wurstel di soia, hamburger vegetale, hummus, che è la crema di ceci, polpette di legumi o creme di semi, e chi più ne ha più ne metta. Come dicevo, troverete una buonissima ricetta nell'allegato qui sotto. Sono più veloci di una pasta, ma altrettanto nutrienti. Sono ricette facili come un'insalata, ma pratici, salva spazio e più golosi. E poi per tutti i panini c'è un trucco che li fa digerire meglio. Ve lo dico subito, intanto mettete un buon mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Se non lo avete già fatto, iscrivetevi subito al canale con un click e attivate le notifiche. Lo avete fatto? Bene, ora il mio trucco. Io mangio sempre il panino dopo aver tostato il pane, perché in questo modo perde l'umidità e diventa molto più digeribile e amico di stomaco e intestino. Fatelo anche voi e se vi chiedono perché lo fate sempre, fategli vedere questo video. Condividete queste informazioni e noi ci vediamo qui sul canale al prossimo video. Naturalmente. Ciao! Bye, bye, bye! Una verdura magra o vegana? Ok.